Attenti all'Academy, i ragazzini terribili di Jacopo Cori vincono e allungano a 3 la striscia di vittorie consecutive e chiudono una settimana d'oro con 10 gol in 2 partite. L'avversario di turno è il Bibbiena, è partita sentita perché è il derby del Casentino. Con i gialloverdi che sin da subito mettono in pratica un buon gioco e il rossoblù che cercano di contenere gli avversari e ripartire in maniera decisa. Superata la fase di studio, arriva la rete di Diaferi che rompe gli equilibri e indirizza la gara dalla parte degli ospiti. Sulle ali dell'entusiasmo, l'Academy trova il raddoppio ancora con Diaferi che di testa ruba il tempo a tutti e mette a segno la sua doppietta. Il Bibbiena prova a reagire per rientrare in partita, ma la formazione Ligori ormai è lanciata verso il successo e continua a mantenere quella supremazia territoriale che tiene sotto pressione la difesa avversaria. Ad inizio ripresa arriva la terza rete, il Casentino Academy gestisce il possesso palla come sa fare, riparte in contropiede dove Mazzi approfitta di un errato disimpegno difensivo e appoggia comodamente il pallone in rete. Il Bibbiena comunque ha il merito di non arrendersi e poi impensierire Menchini con una conclusione di Valentini. Ma passare ancora alla formazione ospite con Parisi che ruba palla e trova il varco giusto per andare a segno. E gara virtualmente conclusa con il Bibbiena costretto a scoprirsi alle ripartenze dell'Academy che sfrutta gli spazi al meglio e riesce ad andare a segno. Ancora con Parisi, doppietta per lui, e poi con Colli. Probabilmente il passivo è davvero pesante per il Bibbiena, ma l'11 di Jacopo Vori sa esprimere un buon calcio, sempre in grado di coprire il campo e gestire il possesso palla per favorire le ripartenze veloci e efficaci.